Dottoressa, 2017 erano circa 50.000 le denunce per violenza sulle donne, la media di 135 al giorno, oggi? Purtroppo non sono diminuite. Io le posso rispondere che la Campania è quella che è tra le regioni quella che ha il tasso più alto. In più la città di Napoli, per quanti sforzi si siano fatti, ancora segnala ulteriori casi, non solo, ma segnala soprattutto un incremento di donne che chiedono aiuto. Voi pensate che in due settimane noi abbiamo avuto su un solo CAV che era aperto in una situazione provvisoria prima che si attivassero tutti e cinque, abbiamo avuto 51 richieste di intervento. Che intervento non significa la messa in protezione immediata, intervento significa la presa in carico di una donna che chiede aiuto e può decidere a quel punto se fare un percorso di sostegno all'interno del CAV che può durare dai 4 ai 6 incontri oppure chiedere l'immediata messa in protezione. In questo caso il Comune si è dotato di 6 strutture. Ultima domanda, le volevo chiedere, manca una legge efficace perché sostanzialmente molto spesso le autorità giudiziarie hanno le mani legate? Io non sono sicura se si tratti di una legge, quanto piuttosto di una formazione specifica, perché l'anello debole è soprattutto il momento in cui il caso passa nelle mani della polizia giudiziaria e nelle mani del PM, cioè entra in una fase in cui la donna può rimanere scoperta con un tempo di latenza che sappiamo può essere assolutamente rischiosissimo. Quindi oltre agli sportelli formazione assolutamente. E questo è il tema, formazione, quindi investire nella formazione delle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria, fare dei percorsi anche insieme ai magistrati che si occupano, soprattutto quelli che sono della procura, in modo da accelerare anche i processi. È come se noi dovessimo destinare dei canali, diciamo, preferenziali nella forma dell'urgenza, dell'immediatezza dell'intervento. Napoli. La struttura è composta da 5 CAV e 5 sportelli che sono divisi su tutto il territorio cittadino e offriamo servizi di consulenza psicologica e legale e servizi di accoglienza per fare un quadro dell'analisi della domanda dell'utente e quindi stabilire dei percorsi ad hoc e non standardizzati seguendo le necessità di tutte le utenti al fine di poter avviare dei percorsi di soggettivazione e di autonomia per aiutare le donne ad uscire dalle relazioni violente. Chiamano donne appartenenti a tutte le stratificazioni sociali, quindi non è appannaggio soltanto di una bassa scolarizzazione, quindi di un contesto. Ci trovano recenti. Dall'altro lato chi risponde? Risponde un assistente sociale o una psicologa e poi all'occorrenza viene attivato un percorso psicologico o una consulenza legale, civile e penale completamente gratuita. Io in particolare mi occupo dei rapporti con le istituzioni, quindi mi occupo di fare rete perché per contrastare il fenomeno della violenza occorre principalmente fare rete tra comune, l'ente territoriale più vicino al cittadino, quindi le municipalità, i soggetti che insistono sui territori, insistono e persistono, quali le parrocchie, i centri di aggregazione, le associazioni che sono a diretto contatto con la domanda e con la richiesta di aiuto. Allora Sindaco, sostanzialmente da quello che si diceva in conferenza stampa emergono dei dati agghiaccianti, Napoli maglia nera fra le maglie nere? No, non è maglia nera tra le maglie nere, questo è un tema mondiale, europeo, di cui la statistica anzi non è nemmeno particolarmente fedele perché gli episodi di violenza sono molto molto maggiori di quelli che emergono dalle statistiche. Napoli è una città impegnata in prima linea per questa battaglia di genere, l'abbiamo dimostrato oggi in questa conferenza stampa. Noi ci siamo nonostante non ci sia un sostegno economico adeguato da parte degli enti che hanno la possibilità di sostenere i centri antiviolenza come tutti i luoghi in cui si costruiscono le lotte per le libertà civili e per la parità di genere. Di questo siamo molto rammaricati, la situazione complessiva dell'area metropolitana è ancora più grave per quanto riguarda la sostenibilità economica di un impegno adeguato rispetto agli episodi di violenza e come diceva lei sono davvero tanti al di là delle statistiche, però ci sta anche in questa città una reazione forte,
ci sta la voglia di lottare per la difesa dei diritti, c'è una grande umanità, le donne sono molto impegnate, quindi non stiamo sicuramente all'anno zero, anzi, proprio perché alziamo così il livello di attenzione è perché vogliamo rispetto su questi punti da parte innanzitutto del governo nazionale e della regione Campania. Sindaco, alle europee no, alle regionali sì, ci sarà lei alle regionali? Alle europee no, nel senso che vado a votare, alle regionali sì, nel senso che saremo candidati, poi se sarò candidato io questo lo vedremo nei prossimi mesi, sicuramente lo sapremo per settembre, bisogna lavorare per individuare la soluzione migliore per vincere. Se la soluzione migliore per vincere, per fare una coalizione vincente, significa una mia candidatura, io ci sarò.